Verrà presentato lunedì 8 settembre a Nuoro alle 20.30, nei giardini di Casa Buscarini, sede della sezione sarda della Biblioteca Sebastiano Satta. il film Sesordio, realizzato da Andrea Mameli e Francesco Bacchis e prodotto insieme al laboratorio di etnografia visiva dell'Università di Cagliari. Alla serata interverranno, oltre agli autori, il professor Felice Tiragallo dell'Università di Cagliari, l'etnomusicologo Paolo Zedda e Leonardo Mora, assessore alla cultura del Comune di Nuoro. Seguirà una gara poetica in Campidanese con gli improvvisatori Severino e Simone Monni, Simone Zuncheddu e Paolo Zedda e si Contra con Filippo Urru e Torres Cana. Andrea Mameri, autore insieme a Francesco Bacchis del film Sesordio, che cos'è e come mai lo presentate qui a Nuoro? Si tratta di una ricerca che abbiamo condotto tra il 2013 e il 2014 a cavallo tra la Sardegna e il Piemonte, eh, documentando l'esordio di un giovane improvvisatore eh, che aveva la particolarità, tra l'altro, di non vivere in Sardegna. Eh, quindi, in, in un primo momento in solitudine e poi con Francesco Bacchis e la collaborazione dell'EV, abbiamo condotto questa ricerca e montato questo documentario. Perché a Nuoro? Perché. Nuoro è la città che ospita l'Ilisre, che ospita il SIEF, e perché insieme a qualche altro amico abbiamo il sogno di far diventare la capitale della poesia improvvisata. Due parole sul protagonista del sesordio. Severino Monni è un ragazzo che si è spostato dalla Sardegna attorno al 2000 e con la sua famiglia vive in Piemonte. E loro sono una famiglia particolare perché si dilettano tutti a improvvisare in Campidanese partendo da una, da, dalla scuola di Burcei ma passando attraverso una cultura che passa anche dall Gudorese e dall'Ogudorese alla formazione del sott'ava.